Bentrovati, bentrovati ancora in diretta su Tele4. Tra le notizie del giorno ce n'è una molto importante sul fronte della ricerca sul coronavirus. Mutazione del Covid nei bambini, il burlo scopre il primo caso. Ne parleremo nel corso dei nostri telegiornali con il servizio di Laura Buccarella e questa sera con uno dei responsabili dell'Istituto Infantile e anche di ricerca, l'IRCCS Giuliano, che ha fatto questa importante scoperta che sostanzialmente rappresenta una mutazione all'interno delle varianti del Covid che rende il virus più aggressivo, più contagioso, quindi espone a possibili maggiori rischi, non tanto i bambini che solitamente non hanno un decorso della malattia grave, ma nella sua possibile diffusione. Quindi è importante conoscere questa mutazione. In particolare il virus SARS-CoV-2 si sta evolvendo per cercare di superare la risposta degli anticorpi e inizia a circolare più diffusamente anche nei bambini. Lo certifica uno studio dell'Università di Trieste e dell'IRCCS Burlo Garofalo di Trieste in collaborazione con l'Università di Milano, che ha identificato appunto il primo caso pediatrico della mutazione N439K in una bimba di Trieste che aveva un'elevata carica virale. Nell'ambito delle varie varianti che ormai sono note, quella inglese, quella sudafricana, brasiliana, con un ruolo chiave nel resistere agli anticorpi sierici e verso alcuni anticorpi monoclonali utilizzati nei cocktail a scopo terapeutico. Quindi, come dire, questa mutazione determina una maggiore resistenza, una maggiore potenziale virulenza del Covid stesso. Ne parleremo e lo approfondiremo anche questa sera alle 20.05 nel corso del nostro telegiornale. L'altro tema forte è la ormai quanto pare imminente formazione del governo Draghi. Sentiamo le varie posizioni, partiamo dal leader della Lega, Salvini, che dice: speriamo che il governo riparta mettendo al centro la vita vera, dice così. Tornare a parlare dopo la parentesi degli ultimi mesi e dei fallimenti passati di lavoro, di rimborsi, di banche, di apertura, di mercati, di pace fiscale, di taglio delle tasse per il lavoro autonomo. Questa è l'Italia. Finalmente spero che riparta un governo che rimette al centro il lavoro, le lavoratrici, i lavoratori e la vita vera. Queste le parole dunque di Salvini. Rientriamo per vedere ancora una dichiarazione che riguarda invece i 5 Stelle, ovvero il voto sulla piattaforma Rousseau per diciamo aderire o meno alla proposta di entrare nel governo Draghi. Lo sentiamo. Cosa pensi del voto su Rousseau? Rispetto le scelte e i problemi degli altri partiti, quindi spero solo che facciano in fretta. Queste le parole dunque di Salvini. Andiamo a sentire invece quelle che sono le parole di Matteo, cosa altri pensi del voto Movimento 5 Stelle, che diciamo con Salvini, per usare un eufemismo, non vanno particolarmente d'accordo, come per esempio il già ministro Toninelli, che dice Salvini si è rimangiato tutto pur di entrare nel governo Draghi. Lo sentiamo. Anche altri elementi. Chi ci sarà in questa? Ci saranno tutti, quindi? Quindi il presidente incaricato Draghi ha accettato Berlusconi, con cui noi dovremo eventualmente sederci al tavolo con un ministro scelto da Berlusconi? Salvini ancora una volta? Il traditore, che si è rimangiato completamente la parola pur di entrare nel governo Draghi, ha rimangiato tutto quello che è la sua storia politica. C'è stato uno sbarco, ieri lui ha detto non fa niente, c'è l'importante è che si faccia una legge europea che regolamenti l'immigrazione clandestina. Si è rimangiato la flat tax pur di entrare dentro il governo Draghi dicendo fa niente, l'importante è che non si aumentino le tax, cioè è scomparso. L'essere Salvini, l'essere Lega, che si basava sulla lotta all'immigrazione, sulla flat tax, ce lo siamo perduti, però lui sta al governo. E questi sono gli interlocutori con cui noi dovremmo cercare di lottare per ottenere il massimo utilizzo, il miglior utilizzo degli oltre 200 miliardi del recovery plan. Saremo lì.
Queste le parole dunque di Toninelli, che insomma non le manda chiaramente a dire. Ci sono però altri interlocutori in quello che è il dibattito nazionale e altre posizioni. Per esempio andiamo in Europa a sentire le parole anche di Gentiloni, che ribadisce invece piena fiducia a Draghi, il commissario europeo per l'economia. Sentiamo le sue parole a livello anche di quelli che saranno gli eventuali, appunto, accordi per i fondi europei. Sulle nostre previsioni influisce naturalmente, oltre ai dati strutturali, influisce anche il fatto che noi, nel caso dell'Italia, come in quasi tutti i casi, non conteggiamo l'effetto possibile della Recovery and Resilience Facility, che ricordo il governo italiano nelle proprie valutazioni ha quantificato in uno 0,6-0,7% di crescita aggiuntiva per questi anni. E, naturalmente siamo comunque di fronte a una potenzialità di crescita, soprattutto se consideriamo anche questo ulteriore contributo, molto importante, e quindi è molto importante che il governo che si formerà, se avrà la fiducia del Parlamento, vada nella direzione giusta, e io ho piena fiducia nel fatto che l'esperienza, le idee, le capacità del Presidente del Consiglio incaricato possano dare un contributo sicuramente a un governo efficiente ed europeista. Queste le parole invece di Gentiloni, quindi un dibattito che va avanti e naturalmente con all'orizzonte la formazione del governo Draghi, cercando di capire poi chi effettivamente ci sarà, chi parteciperà al governo, chi vi farà il proprio ingresso. C'è anche la posizione di altri esponenti politici, per esempio del 5 Stelle, noi unici da Draghi, con proposta concreta, dice Licheri del Movimento 5 Stelle, il Ministero della Transizione Ecologica. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che ha portato a Draghi una proposta concreta, il Ministero della Transizione Ecologica, e ne siamo orgogliosi. In tutti questi anni abbiamo portato avanti il nostro programma, abbiamo fatto la legge anticorruzione, il reddito di cittadinanza, abbiamo messo risorse nella scuola e nella sanità e tanti altri provvedimenti. Andiamo avanti così. Questo dunque è il dibattito a livello nazionale relativo appunto alla formazione, vedremo come naturalmente, del governo Draghi. Abbiamo visto i video dall'agenzia Vista per fare un po' il punto della situazione. Torniamo un attimo in casa nostra. Come detto poco fa, il Covid si evolve, rilevato al Burlo il primo caso pediatrico italiano della mutazione, l'apertura di pagina di Trieste prima, storie di droga dietro all'accoltellamento di via Baiamonti, 4 indagati in arresto, lo scontro tra i due era nato a seguito della richiesta di pagamento di alcune dosi di droga spacciate dal 21enne albanese, fratello dell'accoltellatore. Vaccini, quasi 24.000 prenotazioni, ieri sera l'assessore alla sanità Riccardi ha parlato di più di 25.000 in realtà, quindi c'è un dato in aumento, ovviamente vedremo quelli che saranno i dati odierni, ovviamente con l'obiettivo da traguardare che è quello delle 78.000 inoculazioni entro fine aprile agli over 80 in Friuli Venezia Giulia. Diamo un'occhiata anche al quotidiano Il Piccolo, ski pass a numero chiuso, registrazioni obbligatorie, ecco come tornare a sciare il giorno 19 in Friuli Venezia Giulia, obbligo di utilizzo di mascherina, limite massimo di vendita dei ski pass, distanziamento di almeno un metro all'interno degli impianti di risalita, riduzione al 50% della capienza massima all'interno delle cabinovie, qui in primo piano c'è quella del Monte Lussari, che peraltro
non vorrei sbagliarmi, ma a livello di Ovovia è forse l'unica in Friuli Venezia Giulia chiusa, mentre negli altri impianti si hanno soprattutto seggiovie o skilift. Trieste, scuola Codramaz, i nuovi banchi a rotelle abbandonati in palestra, c'è il tema appunto del mal di schiena, c'è il tema dell'utilizzo quindi per attività diverse, almeno quello che filtra, poi ci occuperemo anche noi nel corso del nostro telegiornale. Rientriamo ancora un attimo in studio, vi ricordo che dopo il nostro telegiornale parleremo dell'attivazione del sito web per la consulta dei giovani alle 13.40 con l'assessore De Santis, poi alle 14 spazio invece ad Asugi per tornare a parlare di vaccinazioni degli over 80. Peraltro andiamo anche a riportare ancora una volta quelle che sono le indicazioni per quanto riguarda le prenotazioni delle persone over 80 in Friuli Venezia Giulia, ovvero per essere più precisi classe 1941 compresa. Vaccinazione anti-Covid-19 per gli over 80 nelle sedi di Asugi, da ieri è possibile prenotare, si può prenotare attraverso gli sportelli CUP dell'azienda sanitaria, le farmacie abilitate e il servizio di call center regionale al numero 0434 223522, ripetiamo 0434 223522. In questi giorni di grande freddo, peraltro, meglio privilegiare questo tipo di servizio, vista ovviamente l'ondata di maltempo, di gelo dalla Russia che sta arrivando sul Friuli Venezia Giulia, quindi meglio magari attendere qualche minuto in più al telefono, purtroppo, che piuttosto che rischiare di cadere causa bura, piuttosto che di ammalarsi. Rientriamo ancora un attimo in studio, andiamo a vedere ancora se posso farvi sentire qualcosa di interessante dalla mattinata politica nazionale, che ovviamente ruota attorno a quella che è la formazione del governo. Sentiamo anche le parole del delegato di Confartigianato, che ha parlato di ristori e di riforme necessarie dopo le consultazioni al Quirinale. Si tratta degli esponenti di CNA e Confartigianato, appunto, subito dopo la consultazione con il premier incaricato Mario Draghi. Non abbiamo fatto l'elencazione delle problematiche, sia perché il tempo era quello che era a disposizione, ma abbiamo preferito guardare al futuro. Detto questo, il problema c'è. Noi crediamo che debba essere abbandonato definitivamente la questione dei codici Ateco ed essere legati al calo del fatturato, ma al tempo stesso riteniamo che siamo di fronte ad una fase in cui i ristori saranno necessari assolutamente per alcuni settori che continuano a essere in drammatica situazione. Abbiamo detto prima il turismo, la ristorazione, i catering, il trasporto persone, l'estetista, il benessere, le palestre, insomma ce ne abbiamo di molte, ma anche alcuni settori della manifattura, quelli che sono legati in particolare all'export, visto il calo dell'export che c'è stato. Quindi i ristori dovranno continuare mirati, legati sul fatturato, ma al tempo stesso bisogna puntare forte sugli investimenti e sullo sviluppo di quella che dovrà essere l'economia italiana. Aggiungiamo che non ci sono più alibi. Spesso abbiamo sentito dai governanti di qualsiasi partito passato dire che non c'erano le risorse. Oggi, se sappiamo spenderle bene, le risorse ci sono, i governi non hanno più alibi. Queste le parole sul fronte dei ristori, ma c'è stata una notazione anche sulla questione della riduzione della pressione fiscale per gli artigiani. E ridurre pressione fiscale e puntare su apprendistato, dicono le categorie come Confartigianato, con Marco Granelli. Sentiamo. No, allora diciamo che non siamo entrati nel dettaglio di eventuali provvedimenti nell'ambito fiscale, è solamente stata condivisa da noi il fatto che la pressione fiscale nel nostro Paese debba essere sicuramente ridotta, che ci debba essere un sistema tributario più equo, e per quanto riguarda il lavoro anche lì abbiamo espresso chiaramente la preoccupazione per la fine di questi licenziamenti, il blocco dei licenziamenti che ci sarà a marzo, però noi dobbiamo dire anche che il nostro mondo in generale
dati statistici alla mano, evidenzia il fatto che abbiamo una bassissima propensione ai licenziamenti. Quindi per noi il lavoratore è un lavoratore che quando entra in azienda, finiti gli studi, generalmente viene fino in pensione con noi. C'è un rapporto che noi diciamo e sottoscriviamo, capitale umano importante, per cui crediamo che debbano essere presi provvedimenti in questo ambito. Però l'unica leva che oggi ci sentiamo di poter suggerire rispetto a un mercato del lavoro che deve ripartire è quella dell'apprendistato. Quindi oggi ci sembra che questo sia un canale da attivare con tutte le agevolazioni del caso, perché crediamo che anche il fatto di poter passare questa cultura, questa capacità di fare impresa attraverso questo strumento possa essere valorizzata e sia un accesso importante e facilitatore di tanti giovani che oggi soffrono anche in questa situazione più di altri. No, allora diciamo che del fronte diciamo degli artigiani dopo i colloqui con il premier incaricato Draghi, e peraltro poi c'è stata anche una posizione da parte di Greenpeace Italia che ha dato diciamo così l'ok in qualche modo all'idea di questo Ministero della Transizione Ecologica. Incontro è stato con le delegazioni di WWF, Italia Greenpeace, Italia Lega Ambiente. Sentiamo anche questo passaggio. Sono Ivan Novelli, presidente di Greenpeace Italia. Abbiamo ringraziato il presidente Draghi per questo incontro. A nostra memoria è il secondo nella storia della Repubblica Italiana, quindi è un evento epocale. Ci ha accolto con parole, come ha ricordato Donatella adesso, ci hanno fatto sentire bene. Sappiamo che in Italia la politica non ha mai considerato la questione ambientale e l'emergenza climatica come non solo come una priorità, sono sempre stati temi marginali e marginalizzati. L'approccio del Presidente Draghi va in tutt'altra direzione. La costituzione del Ministero della Transizione Ecologica è un fatto molto importante, ci auguriamo che venga scelta anche una persona con una sensibilità ambientale forte. Abbiamo anche detto che sarebbe anche bello avere un inviato per il clima, così come il presidente Biden ha fatto con John Kerry. E abbiamo sottolineato una serie di interventi urgenti da fare per migliorare il PNRR. Ogni associazione ha posto dei temi specifici, sono tanti, quindi il lavoro da fare sarà tanto. Per quanto riguarda Greenpeace abbiamo evidenziato il tema dell'energia. Allora, abbiamo sentito anche questa componente, diciamo così, del mondo green a colloquio con il premier incaricato Draghi. È tutto, ci rivediamo tra poco con il telegiornale di Tele4. Bentrovati ancora in diretta con il nostro telegiornale. Iniziamo parlando dei vaccini dedicati alle persone con più di 80 anni. Il numero di prenotazioni per vaccinare le persone over 80 riscontrato ieri soddisfa l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi e anche merito, ci ha detto in diretta, dell'esempio dato dal personale sanitario. Il servizio del nostro Umberto Bosazzi. C'è la possibilità che le vaccinazioni per gli over 80 prendano il via con qualche giorno di anticipo rispetto alla data prevista del 15 febbraio. Lo ha comunicato ieri l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, registrando positivamente il numero di prenotazioni effettuate ieri, primo giorno in cui era possibile per gli aventi diritto mettersi in lista. Un risultato, le quasi 26.000 prenotazioni su una platea di 93.000 persone che l'assessore attribuisce anche all'esempio dato dal personale sanitario. I professionisti del servizio sanitario hanno aderito al 90% alla campagna vaccinale. Questa è stata un'altra grande prova
di responsabilità. Cioè i nostri professionisti non hanno raccontato agli altri quello che dovevano fare, ma prima di tutto hanno dato l'esempio loro. Ora, sottolinea Riccardi, c'è anche la possibilità di guardare al futuro partendo da una considerazione. Auspichiamo, speriamo che il sistema paese riesca ad avere una dotazione maggiore di vaccini, perché solo quella sarà la possibile risposta in tempi minori per immunizzare la persona e renderla più sicura. L'assessore si è detto favorevole intanto all'ipotesi formulata dai sindacati di coinvolgere le fabbriche per la vaccinazione degli operai, pur con i distinguo del caso. È chiaro che avere dei luoghi nei quali ci sono un certo numero di persone e quindi l'equipe sanitaria può spostarsi per fare questo tipo di vaccinazione, credo che sia una cosa utile. Naturalmente questa è condizionata da una serie di cose, perché bisogna garantire la catena del freddo per due dei tre vaccini che in questo momento abbiamo a disposizione. E poi il vero problema è che abbiamo pochi vaccini a disposizione, quindi questo è il problema di fondo che tutti abbiamo e con questo dobbiamo fare i conti, sperando che ci sia un'inversione di tendenza sulla disponibilità. Infine c'è una questione cui l'assessore tiene particolarmente, ovvero la possibilità di dar vita ad una corsia preferenziale per l'effettuazione dei vaccini ai disabili, non prevista al momento dai protocolli. Dobbiamo avere la forza di convincere che questa priorità scali la scala delle priorità sul piano nazionale. Io mi auguro che insieme a tutti i colleghi assessori regionali che abbiamo insistito molto sul mondo della fragilità si riesca a fare quella correzione che noi ritendiamo indispensabile. Allora, va detto che il Burlo di Trieste ha fatto un'importantissima scoperta, ovvero il primo caso pediatrico di N439K. Che cosa significa? Una mutazione del Covid all'interno delle sue varianti che rischia di rendere il Covid più aggressivo, più contagioso, più difficile da combattere. La scoperta è stata fatta assieme all'Università di Trieste e a quella di Milano in una bimba di Trieste che aveva un'elevata carica virale. Ce ne occuperemo con un servizio ad hoc della nostra Laura Bucarella e questa sera approfondiremo il tema con i vertici dell'IRCCS Burlo subito dopo il telegiornale in una diretta alle 20.05. Con il coronavirus sarà necessario convivere, pertanto è meglio attrezzarsi anche da un punto di vista sociale attraverso una serie di interventi che potrebbero diventare strutturali. Ne abbiamo parlato con il direttore della struttura di virologia molecolare del ICGEB. Sentiamo. Il professor Alessandro Marcello, responsabile del laboratorio di virologia molecolare dell'ICGB, guarda ad un futuro relativamente immediato in cui con il coronavirus sarà necessario convivere. Lo fa partendo da una considerazione molto semplice, basata su un ragionamento quasi basico. Adesso però ormai sono mesi che siamo in presenza di un'epidemia, è il momento anche di considerarla ormai un fatto della nostra vita. Dovremo convivere con questo virus per i prossimi anni e quindi dovremo abituarci a sia attivare procedure che sappiamo, sia anche comunque attivare diciamo modifiche del nostro comportamento che ci permettono di continuare a lavorare. Realtà come i CGB hanno già avviato una serie di collaborazioni con realtà importanti del mondo dell'industria, non per immaginare ma proprio per realizzare una serie di interventi diremmo essenziali e che in ogni caso potrebbero in un futuro essere persino trasformati in strutturali. Stiamo lavorando su vari campi, non solo sanitari ma anche per esempio ambientali. Gli ambienti dove il pubblico si riunisce al chiuso possono essere sanificati, possono realizzare impianti di condizionamento che purificano l'aria e anche dal virus. Con Fincantieri stiamo verificando dei protocolli proprio di sanificazione per le navi, ma che possono essere applicati a qualsiasi ambiente, e stiamo collaborando attivamente con molte industrie proprio per questo tipo di attività. Per quanto riguarda i vaccini, il professor Marcello tende a precisare un paio di aspetti che riguardano, verrebbe da dire, la gestione successiva della campagna vaccinale. Una gestione che, sottolinea il virologo, non può prescindere da una serie di considerazioni. Non sappiamo ancora quanto dura la protezione, perché chiaramente non abbiamo ancora avuto il tempo di misurare,
Dovremo aggiustare i dosaggi, dovremo aggiustare eventualmente la possibilità di fare dei richiami successivi. Tutto questo deve essere studiato nei prossimi mesi. Bisogna caratterizzare bene che tipo di risposta immunitaria dà il vaccino, quindi come le persone come rispondono al vaccino. Questo cerchiamo di farlo anche qui con i nostri vaccinati, cercando di caratterizzare la risposta al vaccino, e anche in funzione appunto di queste nuove varianti che circolano. E allora, sempre in tema di prenotazione di vaccinazioni alle farmacie, piuttosto che di test rapidi che si potranno fare in farmacia a partire da marzo, è stata presentata nei giorni scorsi una mozione firmata da Forza Italia per concedere a titolo gratuito l'utilizzo del suolo pubblico esterno alle farmacie al fine di installare tensostrutture appunto per la prenotazione dei vaccini o dei test rapidi. Il servizio del nostro Bernardo Gulotta. Concedere a titolo gratuito gli spazi pubblici limitrofi alle farmacie per permetter loro di potersi organizzare con percorsi differenziati per chi intende prenotare i vaccini o per svolgere i test rapidi per il tracciamento al Covid-19, come da protocollo firmato il 2 febbraio fra la Regione Federpharma FVG. E la proposta avanzata da Forza Italia, firmata dal consigliere Michele Babuder, che tende una mano per le possibilità in capo al comune alle farmacie della città. In questo contesto pandemico, purtroppo i farmacisti hanno ampliato quelli che sono i loro servizi a beneficio della collettività, in qualche maniera anche limitando poi gli accessi alle strutture ospedaliere. Pensiamo alle consulenze telefoniche, alla consegna a domicilio dei farmaci, alla prenotazione dei servizi e anche in questi giorni vediamo la prenotazione per le somministrazioni vaccinali. Pertanto riteniamo che il Comune debba in qualche maniera sostenere ulteriormente questi sforzi e per quanto possibile anche concedere a titolo gratuito lo spazio eventuale di necessità per le farmacie esterno ai fori commerciali, per poter effettuare i test in sicurezza e per una maggior comodità dell'utenza. Con gli spazi esterni gratuiti le farmacie potranno così installare tensostrutture utili per creare un corridoio preferenziale differenziato per test e prenotazioni, ma anche un riparo durante i giorni di pioggia per le persone che, al caso, dovranno rispettare la fila in attesa di essere ricevuti. Allora, è pronto il servizio di Laura Bucarella, la scheda su questa importante scoperta del burlo di Trieste, una mutazione del Covid che rende più aggressivo e più contagioso il virus, scoperta fatta in una bambina di Trieste. Sentiamo. Una mutazione che rende il coronavirus più aggressivo è stata individuata per la prima volta in una bambina di Trieste al Burlo Garofalo. Lo studio, condotto dai ricercatori dell'Università di Trieste e del Burlo, in collaborazione con l'Università di Milano e l'Istituto Superiore di Sanità, ha permesso di identificare il primo caso pediatrico della mutazione N439K in una bimba triestina di 9 anni che presentava un'elevata carica virale. La mutazione, spiega Manola Comar, professoressa di microbiologia dell'università presso il Burlo, è già stata individuata in pazienti adulti anche in Italia ed è presente anche nelle varianti del Covid che oggi conosciamo, come l'inglese, la brasiliana, la sudafricana. Rende il virus più contagioso e più aggressivo. Lo studio mette in evidenza che il Covid, per cercare di superare la risposta degli anticorpi, sta cominciando a circolare più diffusamente nei bambini. Il virus che presenta questa mutazione, continua la professoressa Comar, è simile al virus originale di Wuhan dal punto di vista della virulenza e della diffusione, ma ha la caratteristica di legarsi con maggiore affinità al recettore cellulare attraverso un nuovo punto di ancoraggio dovuto appunto a questa mutazione del genoma. Per questo motivo la mutazione è una sorta di sorvegliata speciale in questa fase della pandemia. È bene precisare che la mutazione non rende più pericoloso il Covid per i bambini positivi, che nella grande maggioranza dei casi continuano a guarire senza particolari problemi. A preoccupare piuttosto la maggiore contagiosità che potrebbe rappresentare un pericolo per la comunità. Un altro aspetto che desta una certa apprensione e che andrà approfondito è legato ad alcuni episodi di reinfezione riscontrati recentemente nella popolazione adulta che potrebbero far presupporre la presenza di varianti in grado di evadere la risposta immunitaria. Lo studio condotto al Burlo su 50 bambini ha individuato la mutazione in altri 2 bimbi oltre alla prima. E parliamo della ondata di gelo, di freddo in arrivo in questi giorni, che avrà il proprio apice nella giornata di sabato, quando a Trieste si toccheranno, pare, in meno 4 gradi e sul Carso si arriverà a meno 10 con boraforte. Il piano antigelo del Comune di Trieste è pronto a scattare, a causa del Covid non ci saranno punti di distribuzione del sale
come lo scorso anno, sale però che sarà a disposizione all'interno di appositi sacchi nelle vie più in pendenza del territorio. Abbiamo sentito anche le parole del vice sindaco e assessore alla sicurezza, alle politiche diciamo legate al piano antigelo antineve, Paolo Polidori. Nel momento in cui ci dovessero essere allerta che vanno dall'arancione in su, ovviamente ne daremo anche pubblicità e pubblicazione, però il piano è pronto. Fronte freddo in arrivo dalla Russia, a ridosso di San Valentino, con possibile formazione di ghiaccio al suolo. A Trieste il piano antigelo è pronto a scattare per ridurre disagi e prevenire incidenti. Pronto già dai primi freddi di novembre, il piano prevede quest'anno qualche novità dovuta al rispetto delle norme di contenimento della pandemia, in particolare per quanto riguarda la distribuzione del sale, che non avverrà nei consueti punti ben noti ai triestini. Per causa Covid non sono stati istituiti vari punti di distribuzione del sale, ma sarà depositato il sale nel momento in cui ci dovesse essere un'emergenza sulle tutte le strade in pendenza particolarmente problematiche, dove poi i cittadini, magari aiutando anche da questo punto di vista, potranno spargere il sale sulle parti di strada particolarmente ghiacciate. In base alle previsioni meteo, in caso di neve, Acegas APS AMGA mette in campo i mezzi spargisale per prevenire la formazione di ghiaccio. L'impiego dei mezzi spazzaneve si attiva con almeno 5 cm di neve, al di sotto non sarebbe efficace, ma al momento i meteorologi non prevedono precipitazioni. Per gestire efficacemente le situazioni di neve e gelo in una città complessa come Trieste è essenziale però anche il contributo dei cittadini. È previsto anche dal regolamento di polizia urbana il fatto che ogni persona, ogni cittadino deve preoccuparsi di tenere libera e in sicurezza la zona antistante, l'ingresso di casa propria, e in questo caso consiglio anche di procurarsi un sacco di sale, magari anche da 5 kg che costa quasi nulla, ma per poter così rendere in sicurezza la propria famiglia, ma anche il resto della cittadinanza. Allora, dobbiamo in qualche modo citare Polidori proprio per agganciarci al prossimo servizio. Perché? Perché probabilmente sarà lui il candidato di centrodestra a sindaco di Muggia, ovvero tutte diciamo, le prove convergono in questo senso. Ma nella sfida che potrebbe appunto coinvolgere Polidori e il neo candidato del PD Bussani, si innestano oggi le parole sul quotidiano Il Piccolo di un grande ex della politica, di un grande protagonista della politica nostrana come Giorgio Rossetti, che sfidò e perse con Di Piazza nel 96, che invita la coalizione di centrosinistra all'unità, dicendo insomma niente assist al centrodestra. A rispondergli è proprio il suo avversario e vincitore dell'epoca nel 96, il sindaco poi di Muggia ma ora di Trieste, Roberto Di Piazza. Interessante oggi l'articolo dell'onorevole Giorgio Rossetti su Muggia. Caro Giorgio, quando io sono arrivato a Muggia, sindaco di quella città, tu oggi hai fatto un discorso politico, Muggia era in dissesto finanziario, avevano venduto l'acquedotto all'Italgas per 5 miliardi e mezzo e, come tu ben sai, è un bene demaniale che non si può vendere, abbiamo dovuto recuperarlo. E poi ti ricordo che non c'erano le fognature, ti ricordo le lampadine, c'erano ancora in giro le lampadine di casa, ti ricordo Porto San Rocco, ti ricordo tutto. Ma quello che mi fa specie, mi ricordo la prima intervista che ho fatto con te. Ma cosa invidia, signor Di Piazza? La sua impudenza, dissi tu. E io poi, e lei, signor Di Piazza, cosa invidia al signor Rossetti? E non sapevo cosa invidiarti, obiettivamente, era 25 anni fa, ero nel pieno del mio vigore. E tu mi dissi, di la mia cravatta, e io dissi la famosa frase di aver raggiunto il suo stato sociale senza aver lavorato mai in vita sua. Cari concittadini, cara Muggia, vedrete che adesso il centrodestra ritornerà a Muggia e Muggia ritornerà a crescere.
Allora, torniamo invece a dare uno sguardo alla situazione meteo, nuvolosità variabile con rovesci sparsi in giornata, bora moderata sulle zone orientali, sostenuta sulla costa, dalla sera più freddo, si toccheranno anche gli 0 gradi. Per la giornata di domani, invece venerdì 12 febbraio, niente più precipitazioni ma bora più forte, possibili gelate notturne e temperature che potrebbero andare per la prima volta in questo periodo sotto lo zero anche sulla costa, non solo in pianura e in montagna. Poi, come abbiamo detto più volte, con questa ondata di Burian, o per dirla in triestina, Buriana, arriverà il picco nella giornata di sabato, quando le temperature appunto scenderanno abbondantemente sotto lo zero con bora forte. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, restate con noi e restate su Tele4. Rientriamo in studio per questa diretta, staremo insieme fino alle 14.30. Nella seconda parte vi avverto subito che parleremo ancora di vaccinazioni over 80. Nella prima parte siamo invece in compagnia dell'assessore comunale Francesca De Santis, che ringrazio per essere tornata grazie nei nostri studi. Qui appare assessore nella veste di assessore alle politiche giovanili. Esatto, okay. E all'innovazione, insomma, giovani ed innovazione. Perché noi parliamo di una possibilità offerta dai comuni che parte, offerta dal comune, che è partita oggi a livello di iscrizioni, quantomeno. Esattamente, parliamo di giovani volenterosi che hanno il desiderio di mettere a disposizione le proprie idee, il proprio pensiero, la propria attività per un obiettivo principale, ossia per il bene comune della nostra città, per la crescita della città di Trieste. Lo facciamo con la presentazione della consulta giovanile del comune di Trieste, il cui sito è stato attivato proprio stamane, sito che permetterà di accogliere tutte le iscrizioni che i ragazzi che avranno desiderio potranno fare proprio attraverso questo sito, che è consultadeigiovani.comune.trieste.it. Intanto vedo se riesco a trovarlo. C'è il video. Allora, facciamo così, mandiamo un attimo il video. Di fatto tratta però un altro argomento, che cosa? È quello dell'innovazione. Allora, io intanto dovrei aver trovato il è questo, assessore? No. Io purtroppo non riesco a vedere perché avete lo schermo spento. Il video che è meglio, sicuramente. Avete lo schermo spento qui davanti, quindi non riesco a darle riscontro. Allora, Però ricapitoliamo un pochettino come si inserisce questa iniziativa all'interno delle politiche giovanili del Comune, perché il Comune da parecchio tempo è, se non ricordo male, anche su svariati fronti è impegnato a favorire, diciamo così, anche le idee dei giovani, a favorirne anche la capacità e la possibilità di espressione culturale e altro. Certamente, questo va ad inserirsi proprio in quest'ottica, ossia quella di dare voce ai ragazzi, di dare possibilità ai ragazzi di trovare un luogo di incontro, un luogo di confronto, un luogo dove le loro idee possano essere legittimate, possano essere portate direttamente all'attenzione della giunta, dell'assessore competente, all'attenzione del consiglio comunale. Come sapete, noi abbiamo cercato di rinnovare totalmente questo organo, e il suo statuto, lo statuto della consulta giovanile del Comune di Trieste, è stato approvato a dicembre dello scorso anno, e finalmente quest'oggi appunto è stato attivato il sito che permetterà ai ragazzi di iscriversi. Io vorrei fornire anche un piccolo identikit dei ragazzi che poi potranno partecipare, che potranno avere la possibilità di iscriversi a questo nuovo organo. È aperto a tutti i giovani dai 16 ai
30 anni, che avranno appunto la possibilità di, tramite, in modo molto lineare, molto semplice, attraverso questo sito che abbiamo cercato di creare davvero in modo molto intuitivo, proprio per far sì che possa essere fruibile in modo molto semplice da tutti, avranno possibilità di accedere al sito che vi ho menzionato prima e iscriversi tramite un form online che è presente sul sito, diviso per maggiorenni e per minorenni, perché ovviamente vi sarà la possibilità anche per i ragazzi molto giovani di poter partecipare a questo nuovo organo, e potranno o iscriversi direttamente da internet oppure scaricare il modulo ed inviarlo all'email dedicata, email che è consultagiovani@comune.trieste.it, un'email dedicata proprio a raccogliere tutte le iscrizioni che i ragazzi vorranno presentare. Vede, questo fatto di aprirlo a tutti è una novità che abbiamo proprio voluto inserire in questo nuovo organo per far sì che fosse il più democratico, il più partecipato possibile, perché la consulta giovanile vuole proprio essere un esempio di partecipazione attiva alla cittadinanza. Una casa dove i ragazzi possono proporre le loro idee, possono trovare il modo di far sì che queste idee si concretizzino, far sì che queste idee possano davvero essere a disposizione del bene della città. Quindi lei ha già risposto alla mia domanda successiva, che sarebbe stata appunto come poi le istanze dei giovani che si iscriveranno verranno utilizzate, verranno raccolte, certo, verranno anche in qualche modo rese pubbliche, assessore? Assolutamente, tutte le istanze che i ragazzi poi vorranno presentare, chiamiamole proposte, perché di fatto questo è un luogo proprio dove il desiderio è quello di raccogliere le proposte dei ragazzi, le proposte appunto dei giovani cittadini della nostra città, saranno portate all'attenzione dell'assessore competente. Abbiamo davvero voluto creare uno strumento che avesse il massimo appeal possibile, uno strumento che potesse invogliare anche i ragazzi a partecipare. Quindi cosa abbiamo creato all'interno di questa nuova consulta? Delle commissioni, ciascuna con un argomento diverso. Sono 5 commissioni, infatti i ragazzi avranno la possibilità di scegliere, dovranno proprio scegliere nel momento dell'iscrizione a quale commissione iscriversi. E queste commissioni, questa seconda anche di quelle che possono essere le loro competenze, le loro passioni, le loro insomma il desiderio di attivarsi in un determinato argomento rispetto ad un altro. Io credo che questo sia molto utile, perché poi va a settorializzare anche la discussione, fa sì che i ragazzi che magari si interessano di ambiente partecipino a quella data commissione, chi invece si interessa di altri argomenti va a interessarsi, ad incidere concretamente sull'argomento più di suo interesse. Per ricordare appunto quali sono queste commissioni, come vi dicevo sono 5 in totale e tratteranno, ecco, temi da scuola. La prima si occuperà di scuola, università e lavoro, poi ne avremo un'altra che si occuperà di cultura, sport e tempo libero, un'altra ancora di tutela dell'ambiente, tema sicuramente molto attuale, molto caro alle nuove generazioni, nonché anche all'assessorato ai giovani, tanto che abbiamo davvero cercato di lavorare molto su questo argomento per portarla all'attenzione delle nuove generazioni. Quindi tutela dell'ambiente, future generazioni, innovazione, come vi citavo anche prima, ed urbanistica. Poi ne avremo un'altra che si occuperà di pari opportunità e volontariato, ed infine di grandi eventi e turismo. Allora, la scelta di queste commissioni non è stata casuale. Ovviamente, come può vedere, sono delle commissioni che vanno a raggruppare anche un po' quelle che sono le deleghe di ciascun assessore, proprio per far sì che le proposte poi dei ragazzi si possano concretizzare, che non vengano perse nel vuoto, perché ecco, l'obiettivo è proprio quello, sì, perché, di appunto, cioè, la complessità è proprio questa, e quindi noi abbiamo voluto cercare di creare delle commissioni che possano rispondere concretamente alle deleghe poi di ciascun collega di giunta, affinché le proposte, ecco, dei ragazzi si possano attuare in modo concreto, possano essere portate avanti, possano essere ascoltate, ci possa essere anche discussione attiva su magari cosa i ragazzi pensano, ad esempio, in un dato argomento non funzioni bene, perché questo deve essere anche un luogo davvero di confronto attivo. Tra l'altro è anche vero che determinate cose i giovani le percepiscono in maniera diversa, e certamente, quindi voglio dire, pensando anche
al futuro della città, è giusto effettivamente consultarli, eccetera. E poi anche è un modo, in questo mi corregga se sbaglio, in cui l'amministrazione comunale, diciamo, si avvicina un po', che c'è sempre questa idea, magari forse retaggio di quello che succedeva effettivamente qualche anno fa, c'è sempre l'idea, no, che la pubblica amministrazione sia distante. In realtà non è vero, perché ci sono parecchie iniziative che vanno assolutamente e da tempo in senso contrario. Sì. Però voglio dire, c'è sempre ancora un po' di non diffidenza, ma Di disamore, possiamo, sì, magari anche definirlo così, di allontanamento, dovuto, sì, però mi permetta di dire anche magari alla non conoscenza di alcune cose. Quindi io credo che è davvero sia necessario creare un luogo di confronto attivo come questo, proprio per portare alla conoscenza anche dei ragazzi le attività, come ha detto ben lei, che l'amministrazione sta facendo, perché poi sono tante ma magari non si conoscono. Sì, però è doppia la funzione. Io le chiedo soltanto su questo argomento una riflessione. Intanto chiedo scusa, ma sono arrivati gli ospiti di Ringhi, io lo dico, abbia pazienza assessore, ma giusto, certo, un attimo. Questa sera ci saranno Roberto Menia e l'onorevole Massimiliano Panizzut della Lega in studio, quindi collegati il senatore Franco Dal Mas di Forza Italia e l'onorevole Sabrina De Carlo del Movimento 5 Stelle, quindi alle 22.30 Fausto Biloslavo del Giornale. Poi li ripeteremo magari nel secondo segmento. Dicevo, le chiedo soltanto una riflessione su un dato che ormai è abbastanza, come posso dire, acquisito, cioè quello che è un pochettino il disagio della, dei giovani di fronte a problemi collegati anche all'emergenza sanitaria, che è diventata anche per loro una sorta quasi di emergenza sociale. Assolutamente. E che tra l'altro li priva, diciamo, e questo è indubbio, proprio di alcuni punti di riferimento che riguardano il loro volersi esprimere nel mondo della cultura, nel mondo dell'arte, nel mondo dello sport, eccetera. È un momento, credo, particolarmente delicato. Assolutamente sì, è un momento critico, è un momento in cui i ragazzi da molto tempo sono stati privati davvero di tante cose, sono stati privati dapprima della scuola in presenza, e sicuramente questo è stato un problema davvero forte, importante. Sono stati privati della socialità, sono stati privati del confronto tra coetanei, e quindi da qui proprio le istituzioni devono cercare di intervenire, devono cercare di dare un'alternativa valida, un'alternativa istituzionale come quella che noi stiamo cercando di creare, proprio per stare vicino ai ragazzi, per cercare di ascoltare anche il loro disagio, per evitare che vadano in piazza, che vi siano le scene che purtroppo abbiamo visto frequentemente, ma che possano trovare un punto di ascolto, un punto di confronto, un punto di appoggio per cercare davvero di portare avanti il loro pensiero. Vedendo oggi sui social, molti ragazzi hanno promosso il sito, hanno repostato, come si suol dire in gergo social, il post che il Comune di Trieste ha creato per la promozione del sito, che è partito stamane. Mi ha inorgoglito davvero leggere il post di un ragazzo giovane che poi vorrà partecipare appunto a questa consulta, il quale dice che nel momento in cui le istituzioni danno la possibilità ai giovani di partecipare attivamente alla vita amministrativa della propria città, vuol dire che hanno posto in essere una buona politica, e questo non può che renderci orgogliosi come giunta di piazza, perché è proprio quello che abbiamo voluto fare. Cercando di reistituire quest'organo, dare voce ai ragazzi. Vede, è semplice dire, e soprattutto diciamo in periodo di campagna elettorale si sente spesso dire: diamo spazio ai giovani, diamo largo ai giovani, diamo voce ai ragazzi, però non sempre farlo concretamente è semplice. Ecco, noi come giunta di piazza lo abbiamo voluto fare, lo abbiamo voluto dimostrare, proprio cercando di creare un luogo istituzionale dove i ragazzi potessero essere ascoltati dall'amministrazione, dove potessero trovare un punto di sfogo istituzionale concreto per realizzare le proprie idee. Allora, ricordiamo che la possibilità di aderire, diciamo così,
alla consulta è riservata ai giovani dai 16 ai 31 anni? Assolutamente, domiciliati o residenti o iscritti ad un corso di studi all'Università di Trieste. Abbiamo voluto ampliare al massimo proprio per... O anche vedo in provvisti di un contratto di lavoro. Esatto, presso insomma la nostra città, proprio per ampliare il più possibile la partecipazione a quest'organo affinché sia davvero un organo di cittadinanza partecipata. Oh, poi c'è appunto il video che magari adesso vediamo, perché è una sorta di... Qua c'è uno in vasca? No, chiedo scusa, sembrava, abbia pazienza, io non sono bravo ad interpretare i disegni. Allora, vediamo il video, poi ne parliamo. Lo commentiamo. Siamo chiamati ad un cambiamento epocale, un cambiamento che vedrà sempre di più l'innovazione del digitale essere parte fondamentale delle nostre vite. Ecco, a questo cambiamento sono chiamate anche le nuove generazioni. Noi, nativi digitali, che siamo abituati quotidianamente ad utilizzare i computer, smartphone di ultima generazione, social network, molto spesso però non conosciamo quelle procedure amministrative legate al mondo dell'innovazione che sono però necessarie per accedere, ad esempio, ai servizi del nostro comune. Che le istituzioni debbano accompagnare i cittadini in questo cambiamento, in questo passaggio epocale a cui ci stiamo avvicinando, e come assessore ai giovani, Umberto, all'innovazione, sento davvero la responsabilità di accompagnare i miei coetanei nella conoscenza di tutti quegli strumenti informatici legati all'innovazione, strumenti digitali necessari per accedere ai servizi del nostro comune, del comune di Trieste. E per questo abbiamo immaginato questo splendido progetto, un insieme di piccoli video dedicati ai ragazzi, per conoscere proprio il mondo digitale e per farvi capire che con pochi clic è possibile accedere al mondo dell'innovazione e a tutti i servizi del comune di Trieste. Allora, noi ci occuperemo anche come Tele4, no, di questo. Certamente, questa è la presentazione di un progetto che di fatto è nato un po' dal confronto anche presso appunto la vostra emittente, A Sveglia Trieste, con i cittadini, perché molto spesso quando si tratta il tema dell'innovazione digitale, quando si parla di questi temi legati al mondo del digitale, c'è disinformazione, non si conoscono bene gli strumenti che soprattutto in quest'ultimo anno, questo è evidente, siamo stati tutti costretti a causa del Covid ad utilizzare in modo più forte, sì. In modo più sono entrati, ecco, come dire, come un vulcano all'interno delle nostre vite, quasi obbligandoci ad una svolta digitale, cosa che ovviamente a cui prima non eravamo abituati. Quindi proprio dal confronto anche con i cittadini, dal disappunto che magari i cittadini provavano nel vedersi costretti ad utilizzare determinate applicazioni, determinate piattaforme, determinati strumenti digitali, è nata l'idea da parte dell'amministrazione comunale di creare un progetto di divulgazione di questi strumenti messi a nostra disposizione, che vogliono facilitare, agevolare le nostre vite, ma che molto spesso, purtroppo, visto che molti non li sanno utilizzare, non li conoscono, anziché agevolare le nostre vite vanno a complicarle. E per questo crediamo davvero che sia essenziale spiegare passo passo ai cittadini, sia giovani che più adulti, come potersi districare insomma tra i meandri del digitale, del web, e lo faremo in due canali: da una parte attraverso dei piccoli video dedicati ai giovani, dedicati a, come abbiamo spiegato all'interno della presentazione del progetto, ai nativi digitali che sono abituati ad utilizzare magari i social network, sono abituati ad utilizzare gli strumenti informatici, ma che molto spesso però non conoscono ad esempio strumenti quali lo SPID, quali magari altre applicazioni legate ai servizi che il comune, che la regione, insomma, che la pubblica amministrazione mette a nostra disposizione. Quindi andremo a divulgare attraverso il nostro canale YouTube delle piccole pillole di video spiegazione rivolte ai giovani. E invece, grazie al vostro canale, alla vostra emittente, troveremo spazio per la spiegazione di questi servizi digitali rivolti invece a un pubblico più adulto, a persone più adulte che avranno la possibilità proprio di vedersi spiegare in diretta, grazie al supporto di un tecnico di INSIEL, tutti gli strumenti
legati al mondo dell'innovazione. Partiremo proprio con la spiegazione dello SPID, che sicuramente è diventato essenziale per poter accedere a tanti servizi della pubblica amministrazione. Dal 1 marzo sarà oltretutto obbligatorio per poter accedere a molti servizi del comune. Quindi ecco, crediamo davvero che sia uno strumento, questo che abbiamo posto in essere, di, chiamiamola, educazione digitale, estremamente utile proprio per guidare la cittadinanza in questo cambiamento epocale a cui ci ha costretto il Covid. Perché ecco, se dobbiamo dire, trovare una delle uniche cose positive forse che il Covid ha portato nelle nostre vite, è stata questa digitalizzazione dell'intero sistema paese, che ci ha portato a dover utilizzare strumenti che prima neanche immaginavamo. Pensiamo anche ad esempio all'approccio avuto durante il Covid con le riunioni, con le dirette televisive anche presso la vostra emittente, che si sono tutte trasferite sulla piattaforma online, su strumenti tramite su webinar e via dicendo. E per cui sicuramente ci siamo trovati a una svolta digitale importante, però dall'altro lato è bene che le istituzioni in questa svolta digitale diano gli strumenti ai cittadini per affrontarle al meglio. Alla fine è un, come si dice, va nella direzione di una maggiore consapevolezza. Assolutamente sì, una maggiore consapevolezza, una maggiore conoscenza di questi strumenti, proprio per non esserne succubi, ma per cercare di utilizzarli a proprio favore, perché poi, vedete, il digitale deve agevolare, proprio come abbiamo detto prima, le nostre vite, deve migliorarle, ma per farlo dobbiamo essere in grado di conoscerli, questi strumenti, e quindi noi vogliamo davvero divulgare conoscenza. Queste pillole sono già disponibili su queste YouTube? Queste pillole saranno disponibili, partiranno dalla prossima settimana, partirà la prima appunto di presentazione che abbiamo visto ora in preview, e poi ci saranno una serie di video rivolti ciascuno ad un argomento, quindi partendo dallo SPID, passando insomma a tutti gli altri argomenti dei servizi relativi ai servizi digitali della nostra amministrazione del Comune di Trieste, in un linguaggio molto semplice, con anche una spiegazione insomma tramite videata, proprio per far capire ai cittadini come utilizzare questi servizi. Invece da voi le trasmissioni inizieranno la prossima settimana, mercoledì, e alle 9:30. Perfetto. Assessore, grazie per essere stata con noi. Magari quando avrete raccolto qualche cosa di significativo anche per quanto riguarda la consulta dei giovani, possiamo fare un pochettino il punto. Ci riaggiorneremo non appena avremo le prime adesioni. Grazie. C'è un limite entro il quale ci si può prenotare? Saranno attive le prenotazioni sino al 5 di marzo, perché poi dovranno avere appunto il tempo gli uffici per poter raccogliere tutte le iscrizioni che sono pervenute, e poi far partire la prima seduta nel primo giorno utile da statuto. Assessore, grazie ancora, buon lavoro, e dopo la pubblicità cambiamo ospite, chiedo scusa, perché torniamo a parlare di un argomento importantissimo, che è quello dei vaccini per le persone che hanno più di 80 anni.